Wow, perché è super spaziosa e rispetta l'ambiente. Exoratic, sto parlando di questa Ford Mondeo nell'allestimento business, un modello con motore da 2000 di cilindrata, 187 cavalli e alimentazione ibrida benzina più elettrico. Si tratta di un'auto aziendale con unico proprietario precedente, dirigente di casa madre Ford, che l'ha trattata davvero benissimo ed è evidente già dalla carrozzeria questo. Il frontale è quello tipico di Ford Mondeo, con queste linee molto decise, linee che ritroviamo un po' su tutte le Ford, che ci richiamano un po' quell'aspetto American delle muscle car. Molto particolare il taglio del gruppo ottico e mi piace anche la calandra con queste linee cromate, ma soprattutto nel lato anteriore ho i comodissimi sensori di parcheggio, poi ho i cerchi in lega da 16 pollici in ottime condizioni e i vetri posteriori oscurati a garantire tanta privacy. Quindi perché acquistare questa Ford Mondeo Hybrid? La scelgo perché è un'auto con alimentazione ibrida che mi permette di risparmiare sul carburante e mi permette di rispettare l'ambiente. Non solo risparmio sul carburante, posso entrare anche nella ZTL, nelle aree C delle varie città, nelle aree in cui i veicoli con alimentazione tradizionale, motore termico, non possono entrare tranquillamente. Non solo ragioni legate all'alimentazione ibrida di questo veicolo, anche per il tantissimo spazio che ho a disposizione. Andremo a vedere insieme il bagagliaio, che è davvero spaziosissimo, ma anche il lato posteriore, davvero tanto spazio e tanti comfort, sia che io viaggi da solo per lavoro, sia che io viaggi con tutta la famiglia per delle vacanze o per la vita quotidiana. Ma se faccio tanti chilometri, quest'auto può andare bene per i consumi? Assolutamente sì, perché si tratta di una station con alimentazione ibrida, quindi i consumi sono molto ridotti. In media, consumi reali, percorre 18 chilometri con un litro. E non è da dimenticare il fatto che sotto ha un motore da 2000 di cilindrata e 187 cavalli. E guardate quanto spazio c'è nel bagagliaio, 525 litri a vostra disposizione. E c'è tantissimo spazio anche nel lato posteriore. Guarda. Ovviamente non mancano gli attacchi ISOFIX per i più piccoli. Anche nel lato anteriore notiamo che davvero è tantissimo lo spazio, tantissimo il comfort anche per chi guida, con questi sedili in tessuto piuttosto ricercati, sono davvero morbidissimi. La plancia è in similpelle soft touch, proprio come il volante, che è dotato di tantissimi comandi per non distrarsi durante la guida. Il sistema d'avviamento start and stop, il quadro è acceso e notiamo che quest'auto ha percorso 48.700 km. Diamo uno sguardo all'infotainment, ho questo schermo touch dal quale accedo a radio multimedia, ho il clima automatico bizona che in questo momento è spento, ho la connessione Bluetooth allo smartphone, poi l'utilissimo navigatore satellitare che impiega un po' a caricarsi perché siamo al chiuso. Ok, però come potete vedere in verità è molto reattivo. Poi abbiamo la connessione tramite MirrorLink per lo smartphone e tutte le impostazioni di sistema. È un'auto adatta sia agli spostamenti in urbano che in extraurbano e in questo caso il cambio automatico fa sicuramente al caso nostro. Poi inserisco la retromarcia e guardate un po' cosa si attiva: la retrocamera, fondamentale per parcheggiare in sicurezza. Se vuoi muoverti rispettando l'ambiente e hai bisogno di spazio, Ford Mondeo è sicuramente l'auto che fa il caso tuo. Se sei interessato, vai sul sito ratix.com, la puoi bloccare con soli 100 euro senza impegno, la puoi ricevere comodamente a casa tua con igienizzazione, garanzia europea e sempre diritto di recesso a 14 giorni. A me a questo punto non resta che dirti al prossimo video, alla prossima auto.